Oggi è con noi in frequenza la senatrice Manassero. Bentrovata, senatrice. Buongiorno a tutti voi. Allora, un giornale locale ha intitolato La Manassero prepara il dopo Borgna. Vuole dirci qualcosa in più in merito a questa affermazione? Cosa sta preparando? Allora, un titolo che insomma ha sorpreso anche me. Ovviamente in questi giorni la città di Cuneo e perlomeno la parte politica ed amministrativa è scossa dal dopo nomine, dopo rinnovo dei vertici della fondazione bancaria. Un momento in cui la strategia che il sindaco Borgna insieme al sindaco di Alba hanno portato avanti e che è risultata in qualche modo perdente. Per cui questa situazione ha scosso il quadro politico cuneo, che in qualche modo si sta interrogando e ragionando. Io in questo momento sono senatore della Repubblica e sono molto onorata di svolgere questo ruolo e sto cercando di svolgere al meglio anche questo incarico. Sono molto attenta a quello che succede alla mia città, questo sì, ho un rapporto affettivo da sempre, l'ho amministrata e l'ho vissuta pienamente e sto attenta a quello che sta succedendo cercando di dare il miglior contributo possibile anche attraverso al lavoro del mio gruppo politico, che è quello del Partito Democratico. Ecco, visto che appunto ci diceva che è legata, no, in qualche modo alla città di Cuneo, cosa vede dal punto di vista amministrativo nel prossimo futuro per questa città? Ma io vedo un Cuneo che ha bisogno in qualche modo di una scossa, di ritrovare il suo ruolo anche di capoluogo di questo territorio che non si chiamerà più provincia per le varie riforme, ma che è comunque il territorio del Cuneese. C'è molto fermento, come dicevo, attorno alla città di Saluzzo e attorno al Monviso si stanno creando molte opportunità attraverso l'utilizzo dei fondi europei, attraverso le prospettive anche di canalizzare lì molto turismo. Altrettanto sta succedendo nella zona dell'Aldese. Mi sembra di vedere Cuneo, non dico isolata, ma ferma su queste prospettive, che poi sono prospettive che cambiano anche la vita dei cittadini, perché sono possibilità di lavoro, possibilità di avere maggiore turismo, possibilità di avere anche una città che si adegua alle nuove tecnologie, che migliora anche la qualità dell'ambiente. Legato a questo c'è il tema dei trasporti, sui quali Cuneo da sempre si trova in un certo isolamento, che nonostante gli sforzi continui di tutti, continua a lamentare questo problema. Ecco, sono due temi che ho cercato di sintetizzare, ma attorno ai quali c'è bisogno di rianimare la vita cittadina, la politica cittadina e la progettualità e soprattutto la partecipazione dei cittadini attorno a questi temi. Nel 2017 intende candidarsi come sindaco per la città di Cuneo? Allora, guardi, manca un anno alle prossime elezioni amministrative, è una domanda alla quale non voglio non rispondere, però una domanda prematura in qualche senso. Sono molto onorata di fare il lavoro che sto facendo in questo momento, faccio molta attenzione a cosa sta succedendo in città, ho una passione che è quella per il lavoro di squadra. All'interno di tutte queste cose, come le dicevo, la massima attenzione ai problemi di Cuneo. È la volontà di lavorare con chi alla città ci tiene e ci ha sempre tenuto, e anche le nuove forze di giovani che a Cuneo ci sono e che hanno idee e propositi per avere una città che va verso il futuro e che va verso il miglioramento continuo. Ecco, in questo quadro, sono presente, sono a disposizione per qualsiasi ragionamento e sto lavorando con chi a questo tiene. Bene, allora con questo dubbio saluto la senatrice Manassero per essere stata con noi. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi.